Sta facendo la dea uccello. Mi sono innamorata leggendo il libro. Questo libro qua, vedi, Linguaggio della Dea di Maria Ginutas. Mi sono innamorata di queste immagini, vedi, fantastici. E questo cigno della dea, la dea uccello trasformata in cigno, mi sembrava molto. Anzi, mi sembra fantastica. Ho provato modestamente a farla uguale, ma non è facile. L'ho messo sul corpo della mia donna bruciata, quella che faccio sempre, ho messo la testa della dea. E al posto delle mammelle, come faccio sempre, ho fatto questo segno rituale che ricorre continuamente in questi disegni preistorici. Per cui è un tentativo, non lo so, sarà un prototipo, adesso lo sto facendo a pennarello perché non ci riesco a farlo col pennello a colori, perché col pennello a colori, specialmente ad olio, avrebbe oscurato tutti i quadrati che invece dovrebbero essere in evidenza come nel testo antico. Ecco, questo è il primo prototipo. Poi se mi piacesse davvero, se riuscissi a farla d'olio, potrei provare. Dopo verrà bruciata tutto attorno, come faccio sempre con la mia dea. Quando sarà bruciata, devo trovare una superficie dove incollarla. Forse sopra una tavola, forse sopra una tela. Non sono ancora sicura, però era per me un'esperienza grande disegnare la testa di cigno a mano libera, perché in vero non l'ho mai fatto in tutti questi 60 anni di pittura. L'altro giorno, quando stavo in giardino, abbiamo potato, ho visto una pianta di uva che sta lì ormai. Noi siamo qui da 30 anni e questa vite non ha fatto mai niente, ha fatto qualche foglia. Allora mi sono messa a toglierla perché non serviva più. Nel toglierla, nel sradicarla, ho visto che aveva questa strana forma. Proprio mi ricordava appunto la testa del cigno, e non solo avanti, anche dietro al becco di sua natura, e un altro occhio particolare così posizionato. L'abbiamo seccata qui, e l'unico intervento manuale, oltre a questo che è di suo, è stato tagliare questo ramo al becco, così in modo di avere di nuovo una dea. Questa domani forse o dopodomani, quando avrò voglia, la dipingerò per fargli delle linee particolari. In vero non ha bisogno di niente perché è così bella. Andrà posizionata così sopra un sasso. Bucato il sasso, la pietra, il ramo già stato bucato, resterà ritta in questa maniera. Sono i primi due omaggi che faccio alla dea madre. Thank you.